E siamo alla ottava ripresa e la difesa del titolo WBF del Mediterraneo dei Supermedi da parte di Mustafa Ilir, che sta difendendosi dall'assalto di Lorenzo Cosseddu, che vuole attaccare, cerca in tutti i modi Cosseddu di conquistare questo titolo, cerca di mettere via un avversario però che le è superiore. Ha guardato con attenzione Ilir dove poter infilare un jab. Era molto chiuso, Cosseddu ha desistito, poi si è aperto, tac, è entrato. Ma quello che è straordinario, non spreca un colpo, sì. Anche se vuol partire e vede che si blocca il bersaglio, si trattiene. Comunque vada a vuoto Cosseddu, 1-2 di Ilir, grandissima fase difensiva da parte del pugile di Pristina, che è riuscito a rientrare in ogni qualvolta Cosseddu ha attaccato. No, ma va vuoto costantemente Cosseddu. Il pubblico applaude, ma non lo prende. Sì, è arrivato un colpo, ma. Sì, ma sono colpi di striscio, no? Sì. Ma non, i colpi veri sono altri, insomma, questi sono. E dobbiamo dire invece che arrivano in bagarra. Il Mustafa riesce con i suoi jab. Sono colpi studiati. A fermare l'azione proprio. Questi sono colpi studiati, ponderati e portati. Questo occorre sottolinearlo, questo è pugilato comunque, al di là di tutto. Ed era tanto tempo che non si vedeva Ilir Mustafa, le cui doti sono sempre state magnificate. Lui si è sempre fermato un attimo prima di dimostrarsi, di confermarsi in gran pugile. Questa sera, quando in lontananza vede i 40, sì, fa vedere forse la fase, una delle fasi migliori del combattimento della sua carriera. Stasera, togliendo 10 anni, potrebbe avere una carriera aperta. Ma scherzo. Perché uno che combatte così, 10 anni di meno. Assalto di Cosseddu, poi mette un corto montante e lo gira Ilir. Sa far bene queste cose. Ha buttato via qualche cosa lui comunque in carriera. Guarda che bello questo gioco. Una vita forse a tratti non sempre ordinatissima, ma come è normale che sia. Assalto di Cosseddu che ottiene però qualche risultato, ma ha controllato, tutto controllato certamente. E poi Cosseddu, quando vede lì uno, due, lì tre colpi, quattro, quando lo vede che si butta sulle corde indietro, dovrebbe desistere perché tanto non ci arriva. È andato a vuoto Ilir ed ha lasciato l'avambraccio davanti al volto dell'avversario per impedirgli di venire avanti. Una furbizia da faina. Il montante corto di Ilir, poi l'assalto a testa bassa di Cosseddu. Ma poi com'è capace a fermare l'avversario, bloccarlo e liberarsi dal liberare. Convinto che ce l'abbia in mano Lorenzo Cosseddu. La nona ripresa. Nona ripresa, vediamo che succede. Sentiamo con obiettività soprattutto di giudicare questo incontro, che a mio avviso vede in vantaggio leggero, ci mancherebbe altro, il campione in carica. Poi vediamo, tutto può succedere. In questo momento però mi sembra un po' affaticato. Per forza lo è. Vediamo. Lui sapeva che siamo alla nona. Per lui era un problema arrivare alle 10 riprese. Evidentemente era nelle condizioni migliori. Intanto il jab va a segno. A vuoto Cosseddu. Mandato a vuoto. Certo, certamente. Con uno spostamento laterale, bellissimo. Tenta il destro da lontano Ilir, a vuoto come anche Cosseddu, una serie di Cosseddu, si difende Ilir. Ancora i jab del pugile. Sono colpi precisi. I pantaloncini blu. Senza ancora potenza, il jab. Ormai. Tenta l'assalto Cosseddu, non raccoglie grossissimi frutti. Sempre abbastanza elastico sulle gambe Ilir, nonostante la fatica. Si nota notevolmente la differenza di statura di entrambi. Serie ma molto precisa che di Ilir, non caricata, lui i colpi non li carica stasera. Il destro da lontano di Ilir, poi a vuoto Cosseddu nel tentativo di restituire. Riesce a fare di queste cose che sono veramente ancora Ilir, molto bravo, preziose. Si difende ancora,
1, 2, montante sinistro di Lir, poi riesce replica a mettere, sì, Cossetto. Cossetto ha avuto una bella reazione. Stato bravo, poi Lir si è tolto dalle corde girando l'avversario. Grande temperamento da parte di Cossetto. Ancora 1-2 tentato da parte di Lir. L'anticipo di Lir. Grande tempismo da parte di Lir Mustafa. E poi immediatamente la solita attacco di Cossetto sulle corde, Lir che lo lega, lo gira. E sulla saracinesca. E ne vanifica ogni tentativo ulteriore. Il sinistro da lontano di Cossetto, il destro d'incontro da parte di Lir, con un destro sempre su attacco di Lorenzo Cossetto, destro di striscio. Sì, il Lir è affaticato, ma i suoi colpi sono bella ripresa precisi. Anche di Cossetto questa bella, anche da parte di Mustafa. Il Lir una prima parte per Mustafa, poi a metà qualcosa di meglio ha fatto Cossetto, nel finale si sono equivalsi. Qualcosa ha fatto. Sì, però una ripresa in equilibrio, forse una sfatura per il Lir, chissà. Ma non lo so, Cossetto mi è sembrato che avesse un po' cercato almeno. Beh, nella parte finale, ecco, qui vediamo alcuni assalti che ci ripropone il regista Crisafi. Più preciso sicuramente il Lir, ecco la reazione di Cossetto. Sì, colpi tutti parzialmente a segno. Sì. E siamo pronti per l'ultimo salto, la decima ed ultima ripresa. Elastico, metti comunque a forzare e via, dai. Chissà come l'avrà presa il Lir Mustafa quando gli avevano detto due round ed erano tre, per cui adesso si trova un round in più. Non ci pensa neanche, ci pensa neppure a mio avviso. Sì, vediamo. Allora, assalto all'arma bianca da parte di Cossetto, si è difeso con la consueta sagacia e lucidità il Lir, il jab di Lir a segno. Cossetto comunque lo pressa e lo stringe. Sì, ma va avanti, le corde, è quello che deve fare un combattente della sua tempra, ma soprattutto un pugile che ha solo questa chiave di lettura del match. Fermarlo le corde e colpirlo sotto. Ma gli riesce difficile anche quello, perché se colpisce sotto a quel punto il Lir lo colpisce sopra. Come ha fatto adesso? Non ha molte scelte per non essere colpito. Non ha molte scelte perché di fronte ha un pugile della tecnica sopraffina. Guarda lì, due jab, gancio destro. Questo si chiama pugilato intelligente. Lo sa fare, pugilato. Bravo il Lir, comunque vada, perché poi... si sanno che i giudizi dei giudici spesso non collimano, ma non perché non siano corretti, perché la valutazione mia quantomeno spesso è diversa. Anche la mia. No, ma io non parlo dal punto di vista tecnico, perché loro magari sanno, bravissimo i Lir in questa serie, beh questa è bella. Sì. Ha messo quattro colpi consecutivi, beh ragazzi. Beh, ti stai proprio... No, mi piace, finalmente si vede un po' di pugilato. Entusiasmando. Di un pugile che alla fine della carriera, a 38 certo. anni, riesce a fare delle cose che sono belle da vedere. Però si vede, realtà, si vede pugilato. Anche se... Gli assalti di Cossetto vanno a segno, ora si difende bene il Lir. Con molta fatica. Poi lega. Sono curioso però di vedere come sapranno... avranno voluto giudicare giù il destro di Lir a segno, il montante poi del pugile Cossovaro. Ecco, ci ha dato da vedere una cosa bellissima. Ha fatto una serie pesantissima. No, non l'ha fatta. E Cossetto ha guardato l'angolo con uno sguardo per dire, ma che è successo qui? Sì. Ha fatto una serie di colpi che prima non aveva fatto vedere. Precisi e pesanti. Ancora, ancora. L'ha aspettato a pie pari. Sì. A pie fermi. Ancora Lir. Finale del pugile di Pristina, veemente, preciso, pesante. No, gran finale, imprevedibile tra l'altro. Sì, perché è completamente spaesato Cossetto. Non si è reso conto di quello che è successo in questo minuto e mezzo finale dell'ultima ripresa.
grande lucidità e potenza da parte di Ilir, che con questo finale credo abbia messo un suggello per quanto mi riguarda. Ancora uno, due, tre colpi di Ilir. Ancora. Il destro di Ilir. E questa volta, Costretto è stato costretto ad indietreggiare. Sì, proprio. Ultima ripresa straordinaria da parte di Mustafa Ilir. E alla fine, al di là delle sigle, dei titoli, è venuto fuori un bel incontro. Sì, un bel incontro, soprattutto per... E siamo di nuovo collegati con Piazza Garibaldi a Sarzana, siamo in attesa del verdetto di questo incontro valido per il titolo del Mediterraneo WBF dei pesi supermedi. Detentore Mustafa Ilir, ma a mio avviso ha vinto Ilir comunque, perché Lorenzo Cossetto, grande generosità, grande bravura, grande cuore, ma tecnicamente dovuto, sicuramente inferiore. Ha dovuto subire i colpi precisi, soprattutto sul naso, che gliel'ha devastato. Sentiamo. Chissà se leggerà anche i cartellini lo speaker, io mi auguro, per capire anche bene come sono arrivati hanno valutato i giudici. Mi farebbe piacere sapere anche Sale Fratini con la cintura. Allora, ci riusciamo? Rega 94-96 per Cossetti. Due punti per Cossetti. Giudice Boscarelli 96-96 94 per Ilir. Ilir. Certo. Io ho 96-94 come Boscarelli comunque. Giudice Giancamilli. Giancamilli. 95 pari. 96. Cossetto. La vittoria di Cossetto. Vabbè. Ma io mi aspettavo un incontro pari a questo punto. Ma perché il pari, insomma, sarebbe stato un premio per tutti. No. Va bene, va bene. Va bene, comunque va bene, dai. Ci può stare.